approfondimento anche dettagliato su alcuni paesi. Poi vedrete benissimo durante la puntata come abbiamo impostato la cosa. Intanto vi ricordo che Radar continua a seguire tutte le notizie ovviamente della settimana, ma Ma questa settimana non c'era questa settimana non niente, c'era niente di importante. parliamoci chiaro, dai. Abbiamo detto Cioè, così non so, proprio. Trump che fa è sempre populismo, quindi No, vabbè. vabbè, l'unica cosa che possiamo dire è che il viaggio di Trump, non so se hai visto la cartina, ma ha incluso nel territorio italiano anche la Corsica. Non so se ci hai fatto caso. Ben venga, noi vogliamo Quindi ritornare, Trump ci ha diciamo, ridato la Corsica. alle tre isole. Va bene, detto questo, ci andiamo un attimo a sentire gli Arctic Monkeys e poi torniamo subito con l'inizio della puntata. Oh, ma sei infame sarai te, eh? Ma Perché? sei. Hai iniziato, ho detto, ecco, allora cominciamo. No, no, Manda. no, 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 no. Sei una me. Ma siete delle No, no, merde! no, soltanto un'aggiunta cosa, tranquillo. Allora. Ciao a tutti. Oh, Gaia, certo che ti faccio i auguri. Ma quando è che usciamo Gaia insieme io e te? Allora, oggi per i movimenti populistici ora dovete sentire per 2 minutini neanche gli Arctic Monkeys con Fluorescent Adolescent. Prima di tutto, chi è che, aspetta, disannuncia? No, Perché non non c'è volete sapere. bisogno, non c'è bisogno, tanto poi nel podcast vengono tagliati. No, non vorrei però, capito, No, insomma. no, ritorniamo subito così e va. No, ok, ma lo fai te? Ritorni te o ritorno io? Torni te. Ok. Uno io, uno te. Dicevo, partiamo con neuroscetticismo, cioè in senso la Ciao. definizione. Vabbè, io ho Vai sempre te, la cambiato. vai te, la vai te, la Ok, do definizione. una definizione così. E tu invece che cosa hai preso di qua? Allora, I punti principali? sì, Cerchiamo di come dare una. nascono, Sì. come. Più o meno che periodo Ma non tanto poi, in cioè, nel senso, Europa, Europa. non sto più che altro, cioè, le ragioni per le quali, capito? Cioè, più che altro una roba, cioè, non dettagliata sui dati stavolta, No, come no, no, possono nascere. quando c'è più o meno l'esplosione, Io ecco. mangio 70, mi No. sembra. Cioè, nel senso sì, Cioè, nasco, di i primi nascita, germi ok, là, però cioè, l'esplosione di più, vedi, 2000, sì. 2004-2009 c'è proprio questo Non quinquennio. avevo dubbi. Anche perché gli anni 90 in Europa, No, beh, ricordiamoli, lascia sono stare, fino al tutti. 90, prima del Evidenti. 93 era impossibile, Certo, perché. in Italia, ricordiamo l'Italia. Però il post, cioè, ricordiamo gli anni 90 Dopo in Europa Maastricht. Da sono i vari Maastricht cosi, sono i in poi. vari. Sulla spinta di Maastricht sono i vari centrosinistra, progressisti così, però poi non funzionano evidentemente. Per forza quello. Ok, vedo un attimo una cosetta al volo, mi interessava. Diamo insomma i punti principali su cui si può fondare a livello generale un partito euroscettico. Anzi, perché esiste un partito euroscettico all'interno del Parlamento? Cioè, non è una contraddizione in sé. Ci pensi? Ti posso Perché dire. se uno non riconosce quell'istituzione, perché c'è E il fatto è proprio un che nascono come antisistema. Questo, esattamente, questo. No, cioè, cerchiamo di spingere su Però, questo, dai. diciamo, pure. Vabbè, ora iniziamo. Pochi secondi e rientriamo. E questa era Arctic Monkeys. Sentite che pronuncia l'inglese, eh? Non come il tuo Sì. francese. Vabbè, peccato che hai detto questa, sono loro, è un gruppo, Hai sentito ignorante. che. Capra, capra! Ma no, ma era per metterti un attimo a te in difficoltà per vedere se avresti risposto Sì, positivamente. certo, va bene. In tutto questo Sono molto noi. scettico, anzi, euroscettico. In tutto questo noi torniamo con il nostro viaggio all'interno dei populismi, dei partiti antisistema. Li analizzeremo oggi nello specifico alcuni i più famosi, quindi Lega Nord, i 5 Stelle, il Partito di Farage, vi dicendo, ma prima ancora dobbiamo ovviamente trattare sul perché nasce l'euroscetticismo, su cos'è l'euroscetticismo. Esatto, perché se lo prendiamo proprio come definizione, è un orientamento di critica all'Unione Europea e di opposizione al processo di integrazione politica europea. Quindi è tendenzialmente all'interno di tutto lo spettro politico. A livello tradizionale, la fonte principale alla base dell'euroscetticismo è l'idea secondo cui l'integrazione indebolisca gli stati. Altre cause magari possono essere la percezione di un'Unione Europea antidemocratica o eccessivamente burocratica. Ecco. Queste sono forse in linea di massima proprio le caratteristiche proprio base di un euroscetticismo. Sì, questi sono movimenti quindi che muovono i primi germi non dopo il 45, dopo la seconda guerra mondiale, perché in quel periodo
Ricordiamo, i vari partiti nell'Europa centro-occidentale, sia di sinistra che di centrodestra, fanno collante in nome di una solidarietà post-seconda guerra mondiale che Certo. poi crea le basi per l'integrazione europea, di Ricostruzione, cioè. ricostruzione e di integrazione europea, quindi la CECA, la CED, la CE e via dicendo. Ma negli anni 70, con la situazione economica che cominciava a peggiorare per l'Europa, ricordiamo la crisi dello Yom Kippur e quindi tutto il discorso legato al petrolio, la fine della convertibilità del dollaro in oro e via dicendo, diciamo i primi germi del Del dubbio. populismo, esatto, nascono. Sono primi germi che appunto si insinuano e pongono l'interrogativo: ma questo sistema politico che è comune nel centro-occidente dell'Europa funzionerà o meno? Degli interrogativi che si fanno molto più forte 20 anni dopo Maastricht, perché con Maastricht cosa succede? Inizia proprio quella che è la storia della comunità europea, proprio quella che conosciamo, anzi dell'Unione Europea, perché il passaggio è questo: non è più una semplice comunità di stati che collaborano, ma è proprio una vera e propria unione, non solo, non soltanto economica, ma quasi politica. Ma anche politica, sicuramente, Non come. costituzionale, perché ricordiamo il tentativo, il passaggio successivo, cioè quella dell'integrazione proprio costituzionale, cioè dotarsi di una costituzione europea, fallì miseramente Dove nel il referendum 2007. olandese e quello Quindi francese. siamo rimasti ancora un'unione politica, sicuramente, di scambio economico vantaggiatissimo, a livello monetario, insomma tutto quello che volete, ma ci manca questo passaggio qua. Ecco, è proprio dagli anni 90 che si sviluppano, gemmano, insomma, questi partiti che all'inizio non hanno minimamente percentuali rilevanti all'interno del Parlamento, cioè per anni non neanche ottengono un seggio. Lì dove c'è lo sbarramento, poi ovviamente neanche a parlarne. Ovviamente, e anzi anche derisi forse da tutto il resto dei partiti all'interno del Parlamento, fino ad arrivare poi a quelli che sono gli anni 2000, i primi anni 2000. Precisamente noi vogliamo considerare magari dal 2004 fino al 2009, che è proprio la vera esplosione di questo euroscetticismo. Perché proprio 2004 e 2009? Allora, la situazione è una situazione molto complessa che somma tutta una serie di ragioni. Questi germi che sono ormai cresciuti e sono diventati ormai una costante, hanno capito che una situazione, diciamo, di politica reale, una situazione di politica come viene conosciuta la destra e la sinistra europea, quindi razionale, può sì portare una serie di consensi importanti, ma non sarà mai un consenso come l'unione di una vera e propria vasta gamma di ragioni. Noi sappiamo cosa succede nel 2007, c'è la grande crisi finanziaria che viene dagli Stati Uniti e viene portata fino in Europa, 2008-2009, e poi conosciamo tutti oggi gli strascichi. Questa situazione di crisi economica, sommata oggi come oggi, diciamo questi ultimi anni è stata molto importante, una crisi di migranti. Il sistema della globalizzazione, quindi la crisi, la rinascita della criminalità, il peso eccessivo dato anche dall'informazione ad una serie di problematicità che sono state quindi pompate, come per esempio l'Islam. Ecco, tutto questo ha creato una serie di movimenti, una serie di partiti, una serie di aggregazioni di persone che volevano tornare ai fasti, diciamo, dei propri genitori. L'Europa degli anni 70 è un'Europa differente rispetto all'Europa degli anni 2000, è sicuramente un'Europa più sicura di questa degli ultimi anni, tuttavia le sicurezze per quanto riguarda il mercato del lavoro, per quanto riguarda la sicurezza sociale, vengono molte meno rispetto al welfare state degli anni 70 che accomunava tutti i paesi e questo Quindi. crea ovviamente la spinta per alcuni partiti politici di nascere e lì sopra creare il proprio consenso. Esatto. Poi, cioè, nel senso, come hai detto te, se dovessi riassumere, quindi è principalmente un motivo quasi economico, ovviamente legato alla crisi. Nel 2009 poi ci sono le elezioni, con le elezioni europee, vediamo già il primo dei grandi partiti euroscettici, l'UKIP, che si fa più avanti, ottiene anche il secondo posto tra i partiti in casa propria al Regno Unito, superando anche il partito laburista, quindi insomma. E ricordiamo che l'UKIP, United Kingdom Independence Party, quindi il partito per l'indipendenza del Regno Unito, che poi promuoverà anche un referendum molto Ma questo importante. lo vediamo sicuramente nel dettaglio dopo. Adesso ci andiamo a ascoltare un attimo i Coldplay con Clocks e poi iniziamo la nostra bella carrellata di partiti. Allora, io però prima di cominciare con la carrellata dei partiti,
prima di cominciare con la gara di partita, aprire un altro paio di cose, insomma, interessante. Vabbè, perché non la metti più alla fine? Cioè, cerchiamo Vabbè, di... era sul perché nascono, nel senso che... Quindi c'è cioè, sul perché nascono prima di Va dire... bene, Però ok, vediamo, insomma, fammi rileggere al volo le cose e poi dopo lo vediamo, perché magari potrebbe pure non significare. dai. No, nel senso che sennò poi dopo non abbiamo molto tempo per altre cose, capito? Ma riusciremo a coprire quei partiti? Io non lo so. Sì. Già solo nel Movimento 5 Stelle ti prende un blocco sicuro. Certo, ma L'Ukip pure l'Ukip lo pure, Eden facciamo. pure. Guarda che siamo già alle 5 e 18. Molto probabilmente questi qua li dovremmo accorpare. Vediamo. Sì, c'ho giusto due o tre cosette al volo che proprio Però mettono... anche, cioè vabbè, ok, Movimento 5 Stelle è anche Lega Nord, però. Sì, e io... Ok. Però Lega Nord, posso dire, cioè, vabbè, poi possiamo analizzarlo proprio, infatti, però Lega Nord, cioè, gli do molto più spago io rispetto ai 5 Stelle, perché comunque non nasce con un'idea proprio populista, nasce con un'idea federalista, poi capisce, ovviamente, oggi come oggi, che i voti li Però prendi facendo cerchiamo di fare populista. cose un po' più schematiche su sta cosa, capito? Cioè, cos'è che propongono di, in concreto di Grazie a Dio, diverso? queste me le sono tutte segnate, perché così... Ok. Usiamo questo. Sì, allora facciamo così, fammi disannunciare a me una cosa, faccio una introduzione velocissima e poi butto su direttamente sull'Ukip. Questa possiamo pure, fa pure schifo sta canzone, tra parentesi, no? Sì, ma possiamo pure sfumarla dopo? O dici di sentirla tutta? Dici di sentirla tutta o la possiamo sfumare, che dici? No, sentiamo tutto. Ma fa schifo. Ma te Coldplay ti piacciono? Sei andato a sentirli? Quanto hai No, non speso? è vero, non ho mai sentito. Costava veramente un casino. A me non gerben. Sì. Ti va bene a te? Questi sono i Coldplay con Clocks. Rientriamo nel nostro viaggio all'interno del populismo europeo. Poi vediamo se riusciremo anche a approfondire qualche cosa al di fuori dell'Unione Europea. Ricordando quali sono dei tratti fondamentali dei partiti populisti che nascono appunto da un'idea antisistema, xenofobi, euroscettici, anti-Islam. Diciamo, hanno questa volontà di nascere per non perdere lo status quo che era stato tipico del passato. Uno status quo. Diciamo che porta a un'idea poi nazionale, no? Un'idea di nazionalità, un'idea di nazionalismo che è stata tipica degli anni 30 europei e che poi invece dagli anni 40 e 50 fu completamente lasciata proprio perché fuorierono, no? Di scontri, cose che i partiti populisti riportano. Che struttura ha, velocissimamente? Richiede sicuramente una partecipazione diretta da parte del Del popolo. popolo, quindi del gruppo di persone che sono alle spalle, non richiedono iscrizioni come fanno i partiti novecenteschi, i partiti di massa che conosciamo. Ma dall'altra parte, se ottengono grande forza sulla scorta del popolo, dall'altra parte c'è un leaderismo incontrastato, un leaderismo fortissimo nei partiti appunto populisti che diciamo è criticato perché proprio inteso come un'assenza di democrazia interna. Quindi è vero sì che sulla scorta del popolo prende potere, ma poi il popolo stesso, cioè colui che lo Accentra porta. tutto nelle mani del leader. Esatto, si accentra tutto nelle mani del Cioè, leader. si parte dal basso, a proprio livello di massa critica quasi di tutto quanto il popolo, anche attraverso la rete, in alcuni casi, sa bene benissimo, o tramite appunto grandi comizi, grandi assemblee, Grandi cercando. assemblee che poi sono sulla base di battere, di sconfiggere quella che era la politica precedente. Sì. Cioè, ecco perché nascono con l'idea di antisistema. Sono corrotti, sono tutti uguali e quindi per questo noi saremo differenti. Proprio un movimento di indignazione nasce il movimento populista generale. Un movimento che anche diciamo, si è caratterizzato con questo sistema. Ma prima di andare all'Ukip, guardiamo in casa nostra, caro Daniele, perché comunque ce l'abbiamo già qua, in casa nostra. Due esempi fortissimi proprio di
partiti o movimenti, in questo caso, euroscettici. Ovviamente stiamo parlando di Movimento 5 Stelle e Lega Nord. Qual è la grande differenza tra i due, se c'è, per quanto riguarda il tema di Europa? Il tema di Europa. Sostanzialmente quasi nulla, forse. Sul tema d'Europa sicuramente entrambi vogliono un superamento di questa Unione Europea, e lo diciamo molto soavemente superamento, cioè una vera e propria abolizione, un'uscita dell'Italia da questa Unione Europea, proprio perché sono anch'essi, come tutti i populismi, sono legati all'idea del passato, cioè prima si stava meglio e quindi per questo dobbiamo tornare ai fasti del passato, che poi vedremo è anche quello che ha spinto gli inglesi a uscire dall'Unione Europea. Forse lì la grande differenza, ci stavo pensando adesso, è il fatto che Lega Nord fa tutto questo ragionamento in funzione a un regionalismo, cioè nel senso comunque, come dice il termine, Lega Nord non va a vedere l'uscita dell'Italia, va più a vedere forse l'uscita della parte nord dell'Italia dall'euro. C'è pure da dire che Salvini negli ultimi tempi si è Sì, sicuramente molto nazionalizzato, nel Salvini senso è esatto, ha fatto molto un processo di ha nazionalizzazione, però. spostato il partito da posizioni federaliste, da cui erano nate, quelle del 79, quelle di Maroni e di Bossi, l'ha spostato su temi nazionali prendendosi il centrodestra che prima è stato appannaggio di Berlusconi, Adesso eccetera. partiti si chiamano noi con Salvini e Lega Nord, capito? Quindi, cioè, vabbè, a parte questa digressione, comunque la sostanza è sempre la stessa, perché prima di tutto si parla di no all'euro, inteso come moneta, quello sicuramente è uno dei punti cardine sia del Movimento 5 Stelle che di Lega Nord. Ritorno, non so se è proprio il ritorno alla lira, però comunque l'uscita a livello di questa integrazione economica e finanziaria, che è stato un passaggio fondamentale dell'Unione Europea, questa è proprio la base del programma loro, giusto? Assolutamente sì, è di entrambi i partiti, chiamiamoli partiti per facilitare. Poi però ovviamente il Movimento 5 Stelle che nasce sull'idea proprio di togliamo tutto quel che è stato precedentemente, cioè tutta la politica precedente, in questo caso accentua, inasprisce i propri toni in alcuni temi che poi vengono oggi definiti appunto populistici. I costi della politica sono quelli, il classico esempio, no? Quindi l'abolizione delle province, l'abolizione di qualsiasi tipo di privilegio parlamentare, citazione, cioè non è una ricostruzione, è proprio abolizione dei privilegi parlamentari, l'abolizione dei contributi pubblici all'informazione, anche sull'economia, diciamo, hanno tutta una serie di proposte che vengono spesso ritenute populistiche, no? Nel proprio programma. Il secondo punto è abolizione delle scatole cinesi in borsa. Ecco, l'idea è proprio questa, no? Che non è una competenza sicuramente di un singolo Stato poter riformare la borsa valori internazionale, quindi per questo vengono criticate, nel senso vengono criticati i grillini, perché si basano su alcuni problemi reali che hanno dei risvolti ovviamente sulla pelle delle persone e quindi per questo vanno aiutate, ma attraverso sistemi, attraverso competenze irreali. Questa è la grave critica che viene mossa, appunto il populismo che viene additato ai 5 Stelle. Perfetto, e questo insomma è un po' quella che è la panoramica in casa nostra, che poi la vediamo quasi tutti i giorni perché si sente continuamente l'accostamento Grillo sull'Europa o Salvini sull'Europa che tuona nei confronti dell'Europa, e questa ovviamente è una parte legata prettamente all'Italia. Magari continuiamo subito dopo un pezzo di Tiziano Ferro e Carmen Cozzoli e torniamo poi dopo in Gran Bretagna. Tra l'altro, sei in uscita. Ora andiamo in Gran Bretagna, sicuro, no? Sì. Se noi ci facciamo pure con le penne, dai. Va bene. Prendere un goccio d'acqua. Non posso vedere chi è in diretta, mannaggia. Una persona sola. Sta tutta la volta, no? Solo un momento, sono state due persone. Allora, l'UKIP. Ah.
Ti ricordi quando c'è stato il terremoto? Sì, perché in Francia ci sta pure, è vero. Chi ci sta? Di No, ci sono, vabbè, i partiti anche di sinistra. sinistra, così. Gauche. No, Partito mettiamo di... Comunista Francese, magari lo Lotta so, cioè, Operaia. senso, però non si contraddistinguono No, per il no, però populismo, hanno per la idee. loro ideologia. Mélenchon si è dichiarato apertamente contrario all'Europa, cioè favorevole alla Frexit. Però, cioè, già là ci sta di più, perché quello è un partito comunista, cioè quelli sono contro l'Europa, ma sono a favore del patto di Varsavia, vi ho fatto un'idea, no? Cioè, sarebbe stato così 40 anni fa. Cioè, quindi, cioè, ci può stare di più, perché hanno un'ideologia alla base. E questi altri qua sono, cioè, tipo Lega Nord, no? Ma, cioè, tra i principi cardine dell'Unione Europea, sta anche, no? Una forza particolare alle autonomie locali. Cioè, questi perché dovrebbero uscire? Cazzo, abbiamo avuto le regioni fino al 70. Non valgono un cavolo fino al 2000, ma arrabbiate con lo Stato italiano, arrabbiate con l'Unione Europea. Cioè, questi altri lo fanno semplicemente per un interesse. All'Europa dei burocrati, l'Europa dei tedeschi. Giuda. Senti, ma vabbè. Ma me poi mette Tiziano Ferro pure. Quello sta veramente un colpo basso, Tiziano Ferro qua. Fabri, Oh. ma quando hanno fatto il referendum per l'uscita? Quando hanno fatto il referendum per l'uscita della Scozia dall'Unione Europea? Quando? Dal Regno Unito? Quando? 2015? Anni fa. Sì. Era quello della Scozia, vero? Aspetta, ma lo controlliamo. Ci spostiamo oltre la Manica e andiamo nel paese che, tra l'altro, a livello europeo forse è quello più ad un passo fuori, se non definitivamente. Ancora, lo teniamo ancora dentro considerandolo, ma ha votato per uscirne. E parliamo ovviamente della Gran Bretagna e dell'UKIP, che ripetimi l'acronimo visto che sei tu. United Kingdom Independence Party. Vabbè, insomma, è partita per l'indipendenza del Regno Unito, in parole povere. Perché parliamo di UKIP? E perché parliamo di una figura come Nigel Farage? Quali sono i punti al programma di Farage che ha sempre portato avanti per quanto riguarda un programma diverso, antisistemico, a livello Tre europeo? punti principali, a livello europeo però due. Il primo è vogliamo il divorzio, ma non si sta parlando adesso dal punto di vista delle unioni civili, no, stiamo parlando del divorzio dall'Europa, cioè completamente fuori l'Europa. E poi no agli immigrati, congeliamo per 5 anni i visti. No agli immigrati, congeliamo 5 anni i visti, è un forte colpo all'Unione Europea perché sin da quando era comunità europea, quindi sin dal 57, uno dei punti fondamentali era la libera circolazione dei lavoratori e non solo. Ecco. Una proposta simile avrebbe rischiato, comunque rischierebbe, di mandare all'aria un processo di integrazione ormai 60 anni. Detto questo, sappiamo che la scorsa estate il Regno Unito è uscito col 52% dall'Unione Europea, quindi questi tipi di rapporti saranno rivisti, i rapporti sul mercato del lavoro, sull'immigrazione e via dicendo. Quel che porta avanti Farage per quanto riguarda la critica all'Unione Europea è proprio quello, proprio una base populistica, quindi si parla di un deficit democratico, quando invece poi si vota direttamente con la preferenza per quanto riguarda i deputati europei. In Italia, per esempio, i deputati italiani non si votano con la preferenza, ma con la lista chiusa, quindi poteri forti, e si parla ovviamente di Berlino, no? Un'Europa germanocentrica, quindi i soliti punti che aizzano anche odio, perché ovviamente la Germania ha una storia europea particolare, vi dicendo. Altri punti che poi possono avere una base reale, come l'eccesso di burocrazia, e si basano, no, poi dall'altra parte di converso, di contrappasso, su un forte nazionalismo. E il forte nazionalismo di che cosa è caratterizzato? Per esempio in scelte di politiche economiche, come tutti i partiti di questo genere, come la maggior parte di questi partiti, da un'economia liberista, da appunto un'economia nazionale, e quindi l'utilizzo da parte di extranazionali, quindi di persone fuori dalla nazionalità, quindi dalla cittadinanza, delle spese sociali, ecco, questo crea problematicità. Per esempio, Farage aveva detto: diamo la sanità, i servizi sociali, sì, ma solamente a coloro che pagano da 5 anni le tasse, quasi, quasi una ripresa del concetto statunitense, no? Io sono cittadino se pago le tasse. Chi è che vota Farage in tutto questo? L'identikit che è stato fatto è abbastanza chiaro.
maggiormente uomini, 57%, solitamente hanno un reddito relativamente basso, cioè il 77% guadagna meno di 40.000 sterline all'anno, magari ci cascassero, diciamo Sì, noi. no, ma se fosse E sono di una fossero in certa euro. età, perché sono il 71% è un over 50, quindi lo stesso over 50, over 60 che ha voluto, che ha spinto poi per la Brexit, perché se noi ricordiamo i dati per quanto riguarda il Brexit, chi è che ha votato? Sono persone di una certa età che Sì, rivogliono un poi po'. proprio appena fuori Londra, tutte le parti della campagna, sia nord che sud, che ovest, ad est, principalmente il Galles, insomma, questa è l'identikit delle persone, a livello geografico dove si è di più diffusa l'idea appunto del leave, non del remain. Esattamente, infatti le grandi città solitamente invece sono molto progressiste, non è un caso che lì la Le Pen a Parigi abbia preso il 10%, l'11%, cioè delle percentuali assolutamente basse. E visto che me l'hai citata, ci spostiamo invece in Francia, perché proprio di recente sconfitta la Le Pen, cioè, figlia del grande Jean-Marie Le Pen, che è il fondatore, poi tra l'altro, di Front National, che è il partito antisistema, se vogliamo metterlo così, di centrodestra, nemmeno centrodestra, io direi proprio estrema destra. Assolutamente sì, perché il centrodestra in Francia è stato per anni, diciamo, preso, è stato incastonato nel partito gaullista, quindi in tutti i successori di De Gaulle, in quello che oggi è il Partito Repubblicano. E anche il partito di Le Pen, padre e poi appunto di figlia, Marine Le Pen, ha sempre in qualche modo determinato a livello del francese, del contesto francese, l'unica possibilità, ecco, di poter votare qualcosa che andasse contro il sistema parlamentare europeo e sulla base anche delle stesse idee che condivise dell'UKIP, anche loro non parlano prettamente di un'uscita ovviamente delle persone non francesi, perché comunque in Francia c'è una situazione un po' diversa a livello etnica, perché abbiamo comunque un passato coloniale molto importante, specialmente nella parte del Maghreb, quindi comunque persone che Pur nascendo là, avevano esatto, cittadinanza d'ufficio. sono cittadini francesi a tutti gli effetti, quindi è impossibile dire fuori tutti quanti le persone di colore dalla Francia, quindi. Ovviamente no, però sappiamo, no, bene che la Le Pen, nelle sue proposte shock, c'è stata anche quella lì del Degli ebrei. cittadinanza, esatto, per quanto riguarda gli israeliani, possono Sì. decidere ebrei, ovviamente possono decidere solo uno delle due cittadinanze, cioè c'è sempre, anche in questo caso, cioè questo populismo però della Le Pen è molto differente secondo me rispetto ad altri populismi, perché nasce da un partito che vuole riportare la nazione al centro del discorso e sicuramente subiva un secondo mondismo, diciamo, perché ovviamente in Francia il partito che totalizzava il termine nazionale non poteva essere altro che De Gaulle, la grandezza della Francia, che si dice? La grandeur. Della France, no? Così, quindi la bomba atomica tre urrà ovviamente per la Francia, insomma, perché è più libera. Ecco, tutto questo un discorso molto differente. La Le Pen, il Front National, è molto differente rispetto ai partiti populisti classici. Ma noi lo riprenderemo dopo, nel prossimo blocco, dopo la grandissima Adele. Non si poteva aggiungere un blocco? Dobbiamo riprendere perché non abbiamo detto un cazzo della cosa, cioè Sì, abbiamo. no, vabbè, io pensavo di potercela fare, invece no, è troppo lungo. Vabbè, facciamo una cosa, poi vediamo anche Quello? altri casi importanti. Cioè, poi ecco. Non so se la Germania, Io non ne so un cavolo di questi qua, vabbè. poi. No, degli altri li citiamo a livello proprio di cronaca, però sì, continuiamo sulla Le Pen. Quindi è una cosa che sappiamo entrambi. No, Voglia. cioè la Spagna possiamo dirla, dai, Indignados e Podemos comunque sono. Perché dobbiamo agganciarci al fatto che non c'è solo la destra, ma anche la sinistra. E certo, quindi esatto. Allora possiamo magari E poi poi ci Syriza collegare. Però pazzesco, perché Indignados che sono. Cioè. Fabrizio, fatti salutare, va, che me ne vado. Stand down. Eh sì, perché devo tornare a casa, raga. Bello. Un Mi saluto? raccomando. Ciao. Ah, ma è un live! No, Ah, è oddio, un pensavo. dead. No, ma seriamente sei in diretta? Ah, se sì, però cioè, potevi pure non farlo sapere al mondo. Perché qua mi sa che si arrabbiano se uno sta in Giovanni, diretta. tutto bene? Aspetta. No, Porta in fascia! tutto bene? Sì, sto sentendo qua.
Sapete pure un po'. Ma è successo del peggio, bestemmie, sai come sei? Sì, sì, vabbè, non qua on air, là sì. Qualche implicazione. La France. La grandeur della France. Volevo dirlo, però poi ho detto no, poi mi riprende per la pronuncia. Te stavo già così. Io non ho detto niente. Siete delle merde, UEFA. Figici. Sei riuscito a peccare la più brutta canzone della storia da Adele, guarda, veramente. Che? Ma mandale l'amore, trattala meglio. Ma che cazzo sei? Po' più allegra, e non parla di lei che si è tagliata le vene perché il ragazzo l'ha lasciata. Su Hello e su Someone Like You siamo d'accordo su questa cosa qua, però, cioè, vai a vedere il testo di Someone Like You, perché poi a un certo punto, cioè, tipo, lo chiama amico, capito? Non è più ragazzo, quindi poteva pure essere un incesto, una roba tre, insomma, roba un po' strana, cioè, secondo me. Che poi... No, tu vuoi entrare? No, infatti... Vuoi fare un altro saluto? Chiedile se vuole fare un altro saluto. Non importa. Devi sentire la mia presenza. Tu di dove sei? Sì. Sì. Alta? Sì. Senti. Io stavo dicendo di Aosta, penso. Ma quanto è brava Adele? Ma lo vogliamo dire al mondo? Quanto diavolo è brava? Basta, no, facciamo no. Around Adele stasera. Radar Adele. È più brava Marine Le Pen. È più brava Marine Le Pen perché sicuramente, diciamo, è riuscita a trasformare un partito visto come un partito di estrema destra, un partito, diciamo... Cosa voto? Voto Le Pen proprio perché non ho niente da fare, diciamo, oggi. Perché solitamente i partiti, invece, in Francia rappresentano la grande tradizione, quella di centrodestra, quella di centrosinistra... Insomma, la Le Pen è riuscita, a differenza del padre, molto a nazionalizzare il partito, a renderlo, a sdoganarlo rispetto al passato. Io direi anche a dargli una connotazione di centrodestra. Di assolutamente facciata. Sì, assolutamente sì. Ed abbiamo visto anche passata tra 2012 e 2017 ha dei toni molto diversi. Pena di morte sì, ora pena di morte non viene più citata. No. Fuori dall'euro, l'euro non viene più citato. Cambiare le istituzioni e così via. Sappiamo, no, che poi... Nella sostanza poi. Certo, la sostanza l'aveva promesso, faremo il Frexit. Però, voglio dire, comunque i toni sono molto cambiati dal 2012 al 2017. Quindi è verissimo che è riuscita a portare un po' più verso il centro il suo partito. Ed è riuscita pure in questo intento, perché ci è riuscita bene. Proprio perché il ballottaggio non ha visto il classico Partito Socialista e il Partito Gollista, il Partito Repubblicano. Ha visto... Qualcuno che, diciamo, ha creato un partito così dal nulla, Macron, l'attuale presidente francese, e dall'altra parte la Le Pen. Quindi come il 2002, quando il centro-sinistra, il Partito Socialista, si suicidò e portò Le Pen, Jean-Marie, al ballottaggio contro Chirac, anche in questo caso invece il superamento dei classici partiti, dei partiti di ispirazione novecentesca, dei partiti di massa, ha avuto un risultato positivo. Sì, sì, no, assolutamente, ti ascoltavo con piacere, mio caro, nel senso stavo ragionando anche su questo. In realtà in Francia, no, se vogliamo proprio considerare l'intero palinsesto politico, ci sarebbero anche partiti molto minoritari che comunque hanno alla base un minimo di, se non minimo, anche un massimo di euroscetticismo. Ad esempio l'ultimo, se non sbaglio, Dupont, che faceva parte di Debout la France, e del Movimento per la Francia, tra l'altro non mi ricordo il candidato che non è arrivato nemmeno alla soglia minima del primo turno, però comunque così come Dupont, comunque entrambi hanno, ovviamente parliamo sempre della sfera della destra francese, entrambi hanno come appunti all'ordine del giorno sicuramente un'uscita della Francia dall'euro, ecco.
se vogliamo dirla tutta. Perché? Perché hanno alla base ovviamente una ottica antiglobalizzazione che è stata vista per tanto tempo, e questo parzialmente anche vero, come dire, regolamentizzata, ma globalizzazione significa immigrazione, e quindi i classici paletti che la Le Pen aveva detto, un tot di migranti che vanno accolti, e un tot no. Quindi comunque sempre la priorità nazionale al centro dell'impostazione di questo nuovo tipo di destra, che ovviamente ha delle radici antiche, ma che poi sotto altri punti di vista, no, come posso dire, raggiunge dei picchi diciamo populisti importanti. Però non c'è solo la destra in Europa che ha questo movimento euroscettico, perché se vediamo anche l'altra parte, comunque appunto la sinistra, quali sono quei paesi, anzi qual è il paese principale che ha dato vita a due partiti, anzi due movimenti, la cui base, oltre a motivi di livello di indipendenza nazionale o comunque di o regionale, hanno in qualche modo cercato di uscire dall'Europa. Qual è il paese, caro Daniele? Che è un'interrogazione, professore, questa non la so io. Vabbè, parliamo della Spagna, su, ti voglio fare l'esempio di Podemos. Assolutamente sì, che è un partito populista, sì, però di sinistra. Ecco, questo è il primo punto fondamentale, appunto interessante all'interno di questo svolgimento, di questa evoluzione della sinistra, non solo, ma anche dei partiti classici, dei partiti di massa come li conosciamo. Ecco, questo è un partito che è completamente nato dal nulla, sulla scorta dell'Occupy e tutto quello che sappiamo, no? Occupy, quindi anche Spagna, esattamente, e che però ha connotazioni populistiche. Quindi anche in quel caso c'è stato sicuramente in Spagna ci sono state tutta una serie di mancanze da parte dei classici partiti. Non è un caso che il Partito Socialista Operaio Spagnolo, il Partito Socialista Classico come lo conosciamo noi, è ai minimi storici. Sì, no, poi Podemos cioè, ha avuto la fase quella del 2014-2015, ma alle ultime elezioni comunque ha avuto un risultato molto scarso, nel senso, le ultime elezioni non è neanche nei primi tre. Però quindi, sappiamo pure che le elezioni in Spagna ultimamente sono successe una dopo l'altra con lo stesso quesito, cioè che governo vogliamo avere, è sempre stato complicato dare una risposta, quindi un paese molto polarizzato. Ma non è l'unico caso spagnolo, esatto. Ci sarebbe anche gli Indignados, che però non possiamo classificarlo nella sinistra, neanche nella destra in realtà, perché comunque lui nasce con un movimento più quasi anarchico, rivoluzionario, e poi dopo va a finire sì in connotazione più di destra, perché ci butta in mezzo anche roba un po' più xenofoba, che è tipico ovviamente tratto della destra. Bene, adesso ci andiamo a ascoltare un'altra canzone che dice, poi dopo continuiamo con altri esempi in Europa, in particolar modo abbiamo la Grecia dopo Max Gazzè. Che cosa significa quando fai così? Graziana, ti sento. Quando fai così che significa? Scusami, 5 minuti che abbiamo fatto, non che mancano. Perché è ritardissimo? Ma noi facciamo sempre meno blocchi. No, vabbè, io non te li ho accontato. No, non c'è provare, cioè, mi togli tutto, non mi togli le di caga, no. No, ma che sei la Vio, Stereophonics, ma che siamo, gli anni 90? Dai, veramente questa è ultima, una delle ultime che hanno fatto. Ma dai, io come conosco loro solamente Maybe Tomorrow, allora. Esatto, solo quello, stavo per dire. Vergognati. No, vabbè, comunque sì, di solito facciamo meno blocchi perché è un po' più distanza. Conosco un po' di persone di Bergamo. Non lo so. Bassa è sud, quindi è ancora peggio, vero? Terroni. Comunque facciamo due blocchi. Questo qua, che facciamo adesso, e poi un altro. Però l'ultimo blocco è un po' più lungo. Quindi metti due tappeti. E che mettiamo? Nell'ultimo blocco. Stai buono. Allora. Sì, metti la... No. Di parlato, gli ultimi due blocchi facciamo. Quello che entriamo adesso, canzone, doppio tappeto e poi sigla.
Ok. Cioè, pezzo metti dopo. Sì, faccio io. Ti volevo dire, adesso facciamo Grecia, gli ultimi paesi li accenniamo, tipo Orban Ma io in Ungheria. vabbè, sono il razzista di merda, poi più di questo non so niente, cioè devi Sì, morire. no, vediamoli come cose. E poi volevo fare quel discorso là che dicevo Beh. della, a Ah, ok, sì, è vero, c'è livello ragione. popolare, non abbiamo parlato all'interno del Parlamento con la composizione. Della composizione parlamentare, Esatto. giusto, giusto, me l'ero dimenticato. Ne avevo pure segnato. E poi l'ultimo blocco, facciamo saluti e diamo qualche conclusione. Non so chi ci segue, se qualcuno mi insulta così capisco che ci segue, posso salutarlo. Insultate Daniele, per favore. È importante per la puntata. C'è Se no non si va avanti, eh. un mio amico che fa sempre Renegade, basta solo questo. Cioè. No, porca miseria, ma dove l'ho messo? Stiamo tornando merde. No, sto 130 tornando. merde. Sì. 130 martingale. Si vola. E poi vabbè, altre cose che non possiamo dire. Peccato, però. È proprio un grande. Che ci Cioè, abbiamo vedi, qua? addirittura l'82% della popolazione non si fida dell'Unione Europea. E secondo la London School of Economics, la Grecia, essendo partita dell'Unione Europea, La in termini Grecia è partito? No, 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 il paese con il 50% dopo il Regno Unito, la popolazione che ritiene che il paese non abbia tratto alcun beneficio dall'Unione. Mazza, c'è una dittatura prima. Oh, grande! No, come Ignobile, ignobile! vedi? È certo ignobile. Fuori dalla squadra! Sei fuori. Sei fuori. Sei Io in fuori. Puglia non ci danno più. La disannunciate perché io voglio annunciare Lady Gaga. Vale, fa lui. Dicevamo di Grecia perché a quanto pare la Grecia, mio caro Daniele, è il secondo paese all'interno dell'Europa con il più alto tasso di euroscettici dopo la Gran Bretagna. Che però, infatti, è uscita dall'Unione Europea, quindi Quindi, ne hanno avuto dai, ben donde i tra 2 anni sondaggisti. più o meno sarà il primo. La Grecia ha una particolarità, però, ha subito la crisi come nessun altro. Non la crisi classica economica, quella derivante dalla crisi finanziaria del 2007-2008, ma la crisi dei fondi sovrani. Cioè, non ci stavano più soldi per pagare gli stipendi, praticamente. Hanno chiuso tante attività, ma anche diciamo locali pubblici. E questa è stata ovviamente una cosa che ha accentuato la crisi sociale, ovviamente spinta da una crisi economica, dell'economia però reale, proprio perché lo Stato si trovava in una difficoltà sostanziale e si sono affidati nel tempo ad alcune soluzioni, i greci, estremiste, no? Perché sono Sì. nate due forze agli antipodi in questo periodo praticamente. Siriza già esisteva, sì, lo sappiamo, però è esplosa in questo periodo. Dall'altra parte, Alba Dorata, invece. Albadora. No, no, sto È qualsiasi cosa, va male. Ma scherzando. come? No, questa dai, era chiamata su. No, dicevi. Sono nate comunque due forze estremiste, cioè una dalla parte sinistra, Siriza, e dall'altra parte, Alba Dorata, nella parte di destra, e quindi per questa ragione, diciamo, il discorso sui populismi si fa ancora più forte, ancora più presente, ancora più reale in Sì, Grecia. assolutamente, perché insomma Alba Dorata, ricordiamoci, è partito filo, possiamo definirlo filo Filo nazista, nazista? certamente. Ok, non è un errore definirlo tale, perché comunque i partecipanti al movimento comunque si riconoscono perfettamente nell'ideologia nazista e in un sentimento neonazista che ovviamente ha preso non più di mira gli ebrei soltanto, ma anche immigrati, insomma in generale a livello xenofobo, chi più ne ha più ne metta. Un partito che nelle ultime elezioni greche, se non sbaglio, ha avuto anche un discreto successo, per non parlare di quelle precedenti ancora, che era arrivato proprio al secondo posto, quindi comunque sta lì, cioè nel senso è un partito che ancora esiste, che ancora, io continuo a chiamarlo partito, però mi sbaglio in realtà, nel senso movimento, quindi ancora è lì presente all'interno della Grecia e della sua politica. E è la stessa cosa per Syriza, che un po' di italianità ci sta perché ricordiamoci che
No, lui non era venuto qua a fare la politica, la campagna politica. Assolutamente sì. Insomma, quindi. No, vabbè, mi stavo confrontando con te, ma tu non mi spalleggi, La vabbè. politica greca, diciamo, non è proprio il Non è centro dei per miei te, vabbè. interessi. Comunque, dall'altra parte abbiamo detto Syriza, estrema sinistra, ma allo stesso tempo ci sono tantissimi altri partiti, perché io leggo anche che ci sono il Partito Comunista di Grecia, la coalizione della sinistra radicale, i Greci Indipendenti e il Raggruppamento Popolare Ortodosso, che sono considerabili assolutamente a tutti gli effetti partiti euroscettici all'interno della politica greca. Un altro riferimento che possiamo fare invece per quanto riguarda i Paesi Bassi, perché tempo fa noi abbiamo parlato delle elezioni Poco politiche tempo fa, in poco fondo, no? tempo fa, Proprio qualche sì, settimana fa. che ci sono stati in Olanda. Uno dei due candidati arrivato al secondo turno era un certo Geert Wilders, che era il leader del PVV. Ora non vi dico la dicitura precisa in olandese, però comunque Il è Partito della Libertà. esatto, il Partito della Libertà che assolutamente era anti-Islam, anti-integrazione islamica e di conseguenza anche era contro principalmente la burocrazia europea. Interessante che nasca da un partito di centrodestra che poi negli anni 90 si radicalizza, diventando un partito di estrema destra e poi antisistema, appunto. Sì, e questo era, se vi ricordate, appunto, tempo fa fu sconfitto anche lui alle elezioni politiche, ma allo stesso tempo c'è un altro paese di cui abbiamo parlato recentemente, che è l'Austria. Anche in quel caso, comunque, ci fu un ballottaggio fra due esponenti. Uno in particolare era Norbert Hofer, che nelle ultime elezioni a dicembre, dicevo, nel 2016, ha perso con il 46% dei voti, quindi non. Cioè una percentuale abbastanza alta comunque. Assolutamente, anzi, si è ripetuto due volte l'elezione, Esatto. diciamo, si è andati molto vicino a una possibile elezione appunto di un leader di estrema destra. Il verde ha vinto, diciamo, per il rotto della Alexander cuffia. van der Bellen, questo Per il rotto della cuffia, diciamo. è. Quindi Hofer, che è leader del Partito della Libertà, ossia sempre Partito della Libertà, vedi questa dicitura che Mi segue. consenta. No, no, io non volevo fare C'è pure da dire assolutamente. però che è interessante il solito discorso, cioè che i partiti classici, il Partito Socialista, il Partito Popolare, poi alla fine non ci arrivano, cioè è proprio un altro periodo, il populismo ha preso così tanto piede che non sono le classiche famiglie che si presentano alle elezioni. E infine l'ultimo esempio che vi propongo, tantissimi euroscettici che abbiamo trovato in tutta Europa, l'Ungheria, perché c'è il caro Viktor Orban, che comunque è un leader del È il partito, caro leader del partito. esatto, insomma da più di 20 anni, di Fidesz, spero di averlo detto bene, è primo ministro dal 2010 addirittura, quindi non è un personaggino di poco conto in Ungheria. Anche lui estremamente critico nei confronti delle istituzioni comunitarie. In particolar modo della crisi migratoria, l'abbiamo sentito recentemente, anche perché da lì anche c'è C'è un un passaggio passaggio fondamentale, no? fondamentale, Dal sì, Medio Oriente. dalla Turchia, poi si passa insomma per i Balcani, anche quindi anche per l'Ungheria. Ecco. E questi insomma erano i Principali. principali, ovviamente. Ma invece adesso parliamo di un'altra persona principale all'interno della musica. Che è Lady Gaga con la sua grandissima Bad Romance. Conclusioni ora. Facciamo questa cosa qua al volo. Dove cazzo sta? Questa cosa qua, le percentuali basta? E Sì, cioè, ce diciamo ne andiamo. com'è la. Facciamo un Sì. blocco, cioè, nel senso. No, sarà a casa. Addirittura. Andare a fare sta canzone così. Daniele. Daniele che dice andiamosene a casa. Ra, sai quando dice qua? Ra ra ra, ra ma, dice romance in verità? I want it to see everything as long as you see. I want your love. Love, 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 I want your love. Capisce per frocio. La di Gaga non si discute. Si ama. Non sapete cosa vi state perdendo voi. Non so chi ci sta seguendo, io non posso vederlo.
Allora, domanda, vi sta piacendo la puntata sui Adesso nazionalismi? no, Perché potremmo nazionalismo. cambiare tutto da un momento all'altro, nel caso voleste, cioè, Possiamo diamo parlare di. delle percentuali, per esempio, va bene, vada, vada. Andiamo. No, ma ci stanno pure gli inni, ci stanno. Sì, ma gli inni non sono No, che inni? nazionali. In No, una gioia. sono no, E sono. potevi metterlo oggi in una gioia, Lega Nord. Ma che stai di. Baby, io secca. Grazie. Quanto è quattro? Non c'è. No, 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 non l'ascoltare. Non l'ascoltare. Si sfuma. Se mai dopo. No, sfuma che se no No, 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 sfumerà. scusa, dammi. No, no, Graziana. Fai fare il ritornello e poi No, dopo. no, Cioè. no, no. No, 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 ma Non che è, stare ad oh? ascoltare. Ma non ci ascolta mai nessuno comunque, non è che è oggi. No, ma siamo in ritardo, punto. Togli un blocco, togli un tappeto che tanto non lo usiamo tutto. Ora se vuoi. Vai. Ma io dico, dobbiamo sentirci Carmen Consoli e Tiziano Ferro e non possiamo stare qua a ascoltare la grandissima Vabbè, Lady avete capito che Gaga. Daniele si è fomentato. Si è talmente fomentato che, non so, ti potrei accomunare a qualche personaggio politico fomentato nei confronti d'Europa. E ce ne sono tantissimi, ne abbiamo trattati oggi. L'ultimo Orban, ma non provate ad accostarmi a quel nome perché veramente potrei arrabbiarmi considerevolmente. Ma quanto valgono questi partiti qua? Esatto, tiriamo un po' le somme, nel senso proprio a livello numerico. All'interno del Parlamento, tutte queste forze come sono raccolte? Come si, perché non è che c'è ogni singolo partito nazionale che viene presentato all'interno del Parlamento europeo. Quindi come vengono ora? Tre sono le grandi forze, diciamo, scusa, le forze Euroscettiche. euroscettiche, perché noi conosciamo il classico Partito Socialista Europeo, i Popolari, l'ALDE, vi dicendo, sì, però poi ci sono nuove forze politiche, Conservatori Riformisti Europei e ECR, sono il 10%, quindi sono forti, vi è l'AfD che è il Partito Populista tedesco, ma ci sono anche i Tories, quindi sono abbastanza conservatori, Sì. sono i conservatori appunto inglesi. Dall'altra parte abbiamo anche l'EFDD, l'Europa della Libertà e della Ex Democrazia Dire, EFD. perché ci hanno messo una D di diretta, ovviamente una grande spinta da parte del Movimento 5 Stelle che ne fa parte e ha ben 45 deputati europei su 751, quindi sono su una bella percentuale. Poi abbiamo l'ENF, l'Europa delle Nazioni e ovviamente della Libertà, che la libertà ci deve stare sempre in E chi ci mezzo. sta Ci dentro? sta Salvini, c'è Ecco. la Le Pen, c'è la destra che si sta cercando, diciamo, di centralizzare, cioè sta cercando di andare verso il centro, sta cercando di dimostrarsi come alternativa di governo seria e non più gli estremisti di destra, ma chi votiamo quei pazzi? No, siamo un'alternativa Comunque, in reale. totale, tutte queste forze fanno un centinaio, quasi 200 seggi? Da 200 sicuramente no, ma comunque un centinaio ne. 150 seggi sicuro li fa, perché tra i 70 del primo e qua, se non ricordo male, ce ne erano 20 e un altro 30, sì. 30, insomma, quindi comunque ci siamo su un centinaio, assolutamente. Quindi all'interno del Parlamento europeo possiamo benissimo dire che Si stava meglio quando si stava peggio, questo si può l'antisistema ci dire. sta, sicuramente. Ma allora, prima che qua ci cacciano Che dalla poi lo radio, fanno quando siamo in esatto. diretta. Che burloni, che Invece burloni. lo fanno a loro, voglio vedere. Caro Daniele, qui siamo giunti alla conclusione. È Io il ti commiato. commiato, sì, come al solito, ci dobbiamo risentire con i nostri cari radioascoltatori a lunedì prossimo dalle 17 alle 18, sempre qui con Radar. Io ti saluto, caro Daniele, e buona serata a tutti. Buona serata anche a voi. Basta, non mi messo. Imbecilli, questi sono degli imbecilli. Vabbè, che si sono Coglioni. fregati.